Ragazzi, sono qua a difendere i nostri colori e la nostra maglia, perché sono ultime partite, perché noi dobbiamo fare una striscia positiva, che non è una cosa negativa, come ho detto ieri sera. Quindi io ne posto Cagliari Juve, ok? Perché tra l'altro il sistema è stato coinvolto da Grabina, Anai, FGC, Anaia e associazione arbitri. E io non gli voglio sentire manco una parola, va bene? Perché è lo stesso Allegri che combina qualche casino di troppo. È vero, e lo posso pure accettare. Ma il fatto è che Allegri ha questo carattere, perché lui è il primo responsabile che può rendere la squadra. Sono responsabili di tutto di questo sistema calcio, che fanno parte allo scandalo degli arbitri. Perché io non guardo gli AIB, ok? Perché dobbiamo avere un zero AIB per questo. Un zero, ok? Ma proprio zero AIB, cerchiamo. Ok? Quindi è questo che dobbiamo fare. Perché se Andongi mi annullano quel gol a Manaumic, io non li perdono. Perché Chiesa andava in posizione regolare col braccio sinistro, così, quello è fuori in gioco. Però è regolare per me, quando spingano è Momione di Marelli, perché si dimentica anche un fallo con Alcaraz. Quindi calcio di rigore e ammonizione, ok? Quindi nemmeno a Navarro non si è andato a guardare quando abbiamo visto nelle ultime 6 partite. Cioè, io capisco tutto, ma io non posso lamentarmi con l'arbitro, perché hanno arbitrato bene, ok? Perché sono quei episodi che mi fanno innervosire a me, perché io non conto la partita, ma conto soprattutto prima la prestazione dei ragazzi, perché hanno fatto di tutto per rovinarci pure quest'altra partita, e va bene, quando abbiamo fatto il 2-1, perché è punibile secondo me. Quindi questo è quanto, perché Chiesa andava dritto e a posto, perché Mlaovic ha segnato su quel tiro in giro e va bene. Tutto quello che volete, però io non cambio idea su un discorso che hanno fatto, perché Bremer ha colpito prima la schiena e poi sul braccio, perché è attaccato al corpo. Ma come faceva? No, scusatemi, me lo dovete spiegare questa cosa, ok? Per me quel rigore è regalato da noi col Cagliari, va
Va bene, tutto quello che volete, però abbiamo indirizzato bene la partita, come abbiamo sempre fatto nelle ultime 18 gare. Ok? Quindi sono così gli episodi, perché il primo rigore non c'era, secondo me, non c'era. Perché Szczęsny andava dritto prima sulla palla, ma non capisce il giocatore. Ma come lo vendete il calcio? Come lo vendete? Basta, basta tutto questo, ok? Io non mi sto lamentando perché ha sbagliato il mar, ok? Perché ha richiamato l'arbitro Piccinini, e questo che lui non doveva assolutamente fare, perché quello è un errore grave dell'arbitro, perché è andato a rivedere. Ecco qual è il sistema corrotto del calcio, perché io ce l'ho con quelli, ok? Io ce l'ho solo con Mar. C'è pure con Gramina, c'è con la FGC, c'è di tutto. E siamo arrivati alle sembianze umane, ok? Quindi basta a fare questi discorsi. Quindi basta a fare questi discorsi. Va bene? Quindi la prossima partita, quello che sarà martedì, è contro la Lazio. Quindi mi raccomando, perché non ci sono errori, perché abbiamo sbagliato l'approccio, come ha detto Allegri nella post partita. E questo che i giocatori non dovevano fare. Va bene, quindi era stata una bella partita e una bella serata di calcio. Però ricordatevi che vada 3 anni da questo, ok? Vanno 3 anni, perché oramai sappiamo tutto di questo male che gira contro l'allenatore. Lo so, e potete odiare un allenatore così, ma io lo difendo sempre, ragazzi, sempre, quando sarà il futuro dell'allenatore. Che giunto gli ha detto: noi lavoriamo con serenità e lavoriamo insieme con il mister per sederci per parlare di futuro insieme. Quindi questo ha detto solo giunto gli. Quindi rinnovate questo contratto ad Allegri. Che cosa aspettate, cara dirigenza? Perché io non ne posso più di questa cosa. Io non ce la faccio più a vedere queste partite così. Va bene? Questo è il mio dispiacere per non aver vinto la partita. Ma va bene così, ok? Quindi mi raccomando, perché sono fiducioso in voi e do la piena fiducia ad Allegri, perché lui sta rinnovando se stesso e sta rinnovando pure alla Juventus, perché non è male della squadra, ok? Perché i problemi si girano contro l'allenatore e io non ne vado fiero, ok? Quindi basta cazzate nella vita quotidiana e basta a offendere alle persone, ok? Quindi quelli che siete sempre stati, quello sono dell'Inter e dell'FC Internazionale. Quindi questo è. Perché io non mi attacco sugli episodi arbitrari come avete fatto voi, ok?
Quando parlate sulla Juve potete stare solo zitti, ok? Perché è così. Questo è tutto. Mi raccomando, e noi ci vediamo per martedì sera per commentare una partita così del genere. Va bene? Quindi mi raccomando, perché la Semigiano Olimpico contro la Lazio a Roma, perché abbiamo due partite da fare. E poi c'è quella contro il Milan, ok? Che attivo così gli abbonamenti. Va bene? Se lo potete fare. Quindi basta che spingate solo un euro su questo canale e mi raccomando, perché sono fiero dei, perché io sono fiero dei miei iscritti, quindi mi raccomando, va bene? Quindi potete pure abbonarvi solo a 1,99 euro, quindi mi raccomando, perché il totale è di 4 euro e 99 a messe, quindi non costa nulla, e al 0% voi vi potete pure iscrivermi al mio canale, quindi fatelo, perché è così, va bene? Quindi mi raccomando, quindi un'iscrizione a testa su questo canale se non avete ancora fatto. E attivando tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti, ok? E lasciate anche un like e qualche commento della partita di ieri sera, perché è il giorno dopo di questo Cagliari-Juve. Quindi questo è, e ci vediamo alla prossima per la partita contro la Lazio in Coppa e da raggiungere la finale. Ok, come dice Alexi, che dobbiamo guardare a un solo obiettivo per arrivare alla prossima qualificazione in Champions League, se saremo bravi. Quindi mi raccomando, è sempre fino alla fine, forza Juve. Vamos!